Undicesima edizione del premio Latte Sgrinzane. In gara autrici e autori dall'Italia e da tutto il mondo. È stata chiusa l'edizione 2020 poche settimane fa e riapre ovviamente tutta l'attività del premio Latte Sgrinzane verso il 2021. Insieme con noi abbiamo Gianluigi Beccaria, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto professore. Tra l'altro lei è anche parte della giuria del premio Latte Sgrinzane e quindi presiede la giuria e quindi le toccherà un'attività di lettura oltre a quella che lei fa di suo per tutti quanti i libri. Quanti libri si leggono per i giurati per il premio Latte Sgrinzane, per poi arrivare alla scelta? Ogni anno variano, ma la media è oltre il centinaio, quindi un bel... Infatti siamo in attesa dell'enorme pacco che arriverà per l'edizione 2021. Quindi 100 libri suddivisi tra i vari giurati. Sì, e poi naturalmente non sono autori italiani soltanto, anzi tantissimi stranieri, tutto il mondo, insomma, americani, canadesi, orientali, africani. Ed è uno sguardo e anche un modo di tastare il polso della narrativa, della letteratura. Sì, della narrativa mondiale, sì, è un viaggio che si fa attraverso il mondo via narrativa, insomma. Ecco, e da quando lei è coinvolto in questo progetto culturale del premio Latte Sgrinzane, parlare di un premio non è solamente parlare di chi lo vince, dei vincitori, di quelli che non sono riusciti a vincere e così via, peraltro più che corretto, però è anche un modo, e credo che sia importante questo da sottolineare, un modo soprattutto per voi giurati di sapere come sta andando la narrativa. Ecco, lo chiedo a lei, in questi anni, dal vostro osservatore del premio Latte Sgrinzane, che cosa può dirci di questo? Beh, intanto c'è il premio, quello che si chiamava un tempo la quercia, cioè insomma vuol dire abbiamo premiato attraverso in questi ultimi anni, ecco, anche premi Nobel, insomma, autori del tipo, ma quelli li proponiamo noi, li propone la giuria, non sono quelli che ci arrivano dagli editori. Cioè abbiamo premiato McEwan, Amos Oz, Javier Marias, Modiano, Villamatas, e ultimo, anzi penultimo, Murakami, che è stato un successo anche di pubblico, insomma. Però voglio dire, questi sono il premio grande che non abbiamo dato l'anno scorso, perché per iniziativa per suggerimento della Botta di Lattes, che appunto è intitolato il premio, è stato dato la protezione civile, quindi mentre per gli altri, cioè perché noi dobbiamo fare una cinquina che poi viene, passa ancora al vaglio di una giuria studentesca, sono coinvolte scuole di tutta Europa, insomma, oltre le nostre italiane, insomma, da Milano a Palermo, a Napoli, eccetera, anche giurie straniere, Parigi, Madrid, eccetera. Dico, per mettere insieme questa cinquina, e come lei diceva, certo poi molti rimangono fuori, è sempre una cosa, insomma, dolorosa, perché capita che quelli rimasti fuori dalla cinquina, insomma, sono dei libri che meritano, ma insomma la sorte dei premi è questa, non tocca a tutti, bisogna scegliere. E allora ci capita di venire a contatto con una narrativa molto interessante, non italiana. Per esempio l'ultima edizione abbiamo paesi, insomma, dalla Turchia all'Egitto, all'Algeria, al Vietnam, l'ultimo 2020, questa interessantissima scrittrice che poi è stata scelta, ha vinto, insomma, turca, Elif Shafak, che è piaciuta anche ai studenti e ragazzi, difatti l'hanno votata, ma per uno scrittore israeliano stupendo che abbiamo anche messo in cinquina, questo Nevo,
che, insomma, che si è inventato anche una forma, un romanzo, una struttura molto originale, perché racconta di sé e della scrittura, ma in forma di intervista, cioè ha un'intervista a un sito internet, quindi parla di se stesso, ma rispondendo all'intervista, che è stato molto bello, E qui una trovata. entra in Sì. gioco Gianluigi Beccaria un fattore importante, cioè quello della traduzione. Della Traduzione. sì, certo. E, della tradizione, dico, lei dice della No, tradizione. proprio la traduzione dalla lingua Ah, originale, e della, questa è ah, una beh, cosa certo, ah, beh, importantissima. Tra l'altro c'è anche il premio per la e c'è traduzione. anche il premio, sì, da questo. No, è stato istituito questo premio sulla traduzione, perché i traduttori, insomma, fanno un lavoro importantissimo, difficilissimo, ingrato anche, faticoso, e quindi è giusto che, difatti, è stata bella questa iniziativa, di mettere sulla prima pagina, in Audi per esempio l'hanno adottato, il nome del traduttore, c'era sempre, ma era sempre nascosto. Il traduttore, insomma, è un lavoro fondamentale, difficile. Quindi noi, evidentemente, non potendo conoscere, sarebbe bello, tutte le lingue del mondo, premiamo e leggiamo libri tradotti, insomma, non conoscendo il vietnamita, evidentemente. Cioè, premiamo libri, di tutto il mondo, ma che siano stati tradotti nella nostra lingua, in italiano, si capisce. Quindi sì, è stato da quest'anno istituito questo premio sulla traduzione, e si sceglieranno, è stato scelto il mondo arabo, per la traduzione dall'arabo, poi negli anni a venire si sceglieranno certamente altre lingue, E torniamo al calendario sì. che contrappunta il premio che stiamo raccontando, ovvero il premio Lattes Grinzane. A fine gennaio chiuderà la consegna, per così dire, pratica dei Sì, libri, e certo. mentre la cinquina dei finalisti, dei romanzi finalisti, la sapremo quando? Beh, quello adesso viviamo, insomma, Ad aprile. sì, certo, ma voglio dire, speriamo di poterci incontrare, tra l'altro, intorno ad un tavolo, perché nell'ultima edizione abbiamo lavorato in maniera, ci siamo confrontati, abbiamo discusso, eccetera, ma distanti, ecco, via etere, non ci siamo mai Quanto le potuti cambia? riunire Ma quanto cambia per intorno a un tavolo, lei? e speriamo che, come dice. Quanto cambia per lei, Gianluigi Beccaria, la differenza tra ritrovarsi attorno a un tavolo e magari anche corroborati in una tazza di caffè, mentre ci si mette Sì. davanti a computer e si fanno queste riunioni che Ebbene, sono faticosissime? faticosissime, sì, insomma, anche se ci si confronta benissimo, anche Certo. insomma, scambiandoci mail, oppure con Zoom, con Skype, insomma, c'è un modo ormai di. Però non è quel confronto, ecco, quella discussione diretta che speriamo di ripristinare, se questa pestilenza finalmente, insomma, come speriamo tutti, ci abbandona. Quindi, ecco, la speranza è anche quella di ritrovarci intorno a un tavolo per discutere dei libri che abbiamo letto e da premiare. Lei in Quindi. questa pestilenza, come l'ha chiamata poco fa Gianluigi Sì. Beccaria, si fa curare da quale libro, per esempio? Quale libro la sta curando in questi giorni? Ma sa che io in questo momento più che. Sì, mi tocca leggere i nuovi, ma sono tornato a leggere. Perché i libri, appunto, come lei sa, non sono soltanto intrattenimento e consolazione, cioè non è che uno. C'è il coronavirus, allora per consolarsi, per intrattenersi e per leggere libri, ma Non è io, per esempio, sufficiente. mi sono riletto per l'ennesima volta i Promessi Sposi, no? I Promessi Sposi. E questo mi ha. Anche perché, insomma, i Promessi Sposi, ecco, la peste che tutto spazza, però questa peste che tutto spazza, ma poi tutto ricompone, no? Perché c'è questa grande catastrofe nei Promessi Sposi, questo cataclisma come sta avvenendo adesso, ma dopo che tutto è scompaginato. Da una cosa che nessuno prevedeva, così nei Promessi Sposi e così ora, però a un certo punto i giochi sono riaperti, si torna con una nuova speranza, con nuove regole, ma c'è anche questo senso, sì, che ha Manzoni, anche pessimista, insomma, della storia che
che spazza tutto, che grandi e piccini, potenti e miserabili. Quindi, insomma, ecco, io mi sono consolato rileggendo, lei mi ha chiesto questo, I Promessi Sposi, per esempio. E tornando al premio Latte Sgrinzane, parliamo un attimo di quello che è la parte fondante, ovvero la parte dei giovani, perché la Fondazione Bottari Lattes ha sempre avuto nella sua missione un'attenzione agli studenti e anche verso i bambini, perché è vero, non ha a che fare col premio Latte Sgrinzane, però per esempio è partita la campagna di crowdfunding per la nuova piattaforma digitale vivolibro.it, ed è questa una esperienza straordinaria, sì. Questo spazio digitale, sì. Capace di raccogliere competenze, processi e anche questa nuova visione, no, di azione di crowdfunding, credo che sia importante per sostenere un'attenzione sì alla Fondazione Bottari Lattes, ma che va subito l'attenzione riversata sui bambini e sui ragazzi, in questo caso i bambini piccoli. Certo, ma sì, insomma, è un modo per la scuola in questo momento, sì, sta attraversando, i giovani, diceva lei, sta attraversando un momento terribile, perché non è che possa andare avanti così, insomma, la scuola a distanza non ha senso, insomma, non educa nulla. Quindi voglio dire, il tornare al libro, il tornare alla lettura credo che da questo punto di vista il premio faccia molto, perché tutti sappiamo che, insomma, nel nostro paese non è che i giovani leggano tanto, sì, ci sono delle eccezioni naturalmente, ci sono dei giovani divoratori di libri, ma insomma in genere non si legge più, si legge poco, e questo parlare di libri, anche questo fa perché una lingua si impara leggendo, insomma, vuol dire, oggi tutti si lamentano che l'italiano va male, eccetera, che i giovani conoscono poche parole soltanto, non più come. È dovuto anche al fatto che si legge poco, cioè che una lingua, uno arricchisce la propria competenza linguistica, che poi non è soltanto, ecco, linguistica, ma anche interiore, anche per esprimersi, leggendo. Mi viene in mente un suo libro di diversi anni fa, L'italiano in 100 parole, no? Ora, il bagaglio culturale, il bagaglio delle parole che abbiamo oggi, dell'italiano medio, quanto è? È difficile dare una risposta, dipende, voglio dire, non c'è una cifra che io possa dire il bagaglio quanto è, voglio dire, l'italiano è una lingua talmente immensa, ricchissima, che c'è chi ne ha una grande competenza, quindi possiede, che so io, appunto, 20.000, 30.000, 40.000 vocaboli, e chi invece riduce la propria competenza a pochi modi espressivi, a poche parole. Questo è un guaio, e questo sta capitando. Ecco, in questo italiano le nuove generazioni, appunto, possiedono, ecco, un italiano molto povero, allora, molto ristretto. Riprendo sempre un titolo di un suo libro, In questo italiano che resta, no? Gianluigi Beccaria. Sì, sì, L'italiano che resta, sì. Uscito alcuni anni fa, se non sbaglio, da Einaudi. Ecco, In questo italiano che resta, lei che è filologo, no? Qual è una, ecco, ci faccio un esempio, qual è una parola che non dico non sopporta, ma una parola che non abita bene nel nostro linguaggio, eppure noi la utilizziamo in continuazione? Ma guardi, io non sono un purista, quindi, ma in genere ci si scaglia e si additano a questa cosa, per questa cosa, parole che ci vengono da fuori, anglismi, soprattutto parole dall'inglese, che stanno, non dico inquinando, perché una lingua non è che si inquina come la nostra, una lingua ricca, vivace, che si difende, però in effetti io sopporto poco, sopporto meno, lei mi dice una parola, ma allora fanno un lungo elenco. Parole straniere che noi potremmo benissimo evitare perché abbiamo parole che corrispondono e che è più di una, che potrebbero benissimo sostituire, insomma, queste parole inglesi che stanno veramente, che rendono a volte incomprensibili, quasi, non dico alle persone più colte, ma alle persone, insomma, alla media,
quello che si legge o quello che si sente, insomma, quindi dovrei fare un lungo elenco. Potrei dirle, per esempio, quello che mi è stato detto ieri o l'altro ieri, non ricordo più, per una questione di lavoro, mi è stato detto una frase di questo genere: cerchiamo uno slot nel nostro diary per fare una call, probabilmente sul to-do. Ecco, allora, io non ho capito nulla. Allora, anch'io non ho capito nulla, ho pregato la gentile ragazza di parlarmi in italiano, in sostanza era diamoci un appuntamento per decidere le cose da fare. Sì, appunto, ecco va, è bellissimo questo esempio, sì, me lo devo ricordare, sì, ma anche quando si leggono, anche sui giornali, è tutta una sigla, è tutta una parola straniera che, insomma, voglio dire, soprattutto quando si entra in linguaggi specializzati del tipo, vabbè, dell'informatica posso anche capirlo, perché, ma anche lì, insomma, io preferisco l'esempio in questo francese o spagnolo, che quando hanno la possibilità di sostituzione lo fanno. Noi invece, come un colabrodo, raccogliamo tutto, anzi sembra che faccia più, ecco, più. No, quando lei citava gentilmente il titolo di un mio libro, L'italiano che resta, dove però è double face. Un doppio significato, quel resta, cioè l'italiano che ci rimane, quel poco che volto ci rimane, positivo. Ma anche quello positivo, cioè quello che c'è, quello che resta, quello che è fondamentale, insomma, che quello che se uno, insomma, ha davanti il grande vocabolario storico della lingua italiana che pubblicò la UTET, sono 24 volumi, eccetera, è soltanto a vedere, soltanto a sfogliare, si rende conto della ricchezza di questa. Quindi l'italiano c'è, non è che non ci sia più, ossia, però bisogna usarlo, è tutto nelle mani del manovratore, no? Di chi parla, di chi scrive, di chi c'è, bisogna ecco, usarlo, impossessarsene, leggere. Intanto grazie davvero su questo invito, impossessarsene delle parole, leggerle, ma non perché uno debba parlare forbito, ma semplicemente perché le parole siano parole che risuonino, o per dirla in senso lacaniano, parole parlanti, altrimenti continuiamo a usare delle parole, come ci diceva giorni fa Ivano Dionigi, a proposito di un festival, il Festival del Classico: dobbiamo smettere di usare le parole ovvie, perché l'ovvietà sono le parole, quelle comuni della strada, no? Dobbiamo superare quello e farci carico di un impegno della parola. Certo. Grazie davvero, grazie a voi. Leccheria, buona giornata. Anche a voi.